Siamo qui con Franco Ascani, il presidente di FIX, 33esima edizione per questo festival che parla e si rivolge al mondo dei media e al grande pubblico che lo segue. Franco Ascani è ancora una volta il patron di questa manifestazione che per quest'anno cambia sede logistica. Quest'anno cambia sede, cambia data. Export Movies and TV si chiama proprio Export in onore ad Expo 2015 e avrà luogo dal 27 di novembre al primo, scusate, 27 di ottobre al primo di novembre a Palazzo Cusani in via Brera 15 di fronte alla Pinacoteca di Brera. Perché questo cambio di sede? Per dare un taglio più culturale all'evento, ma soprattutto per valorizzare i contenuti culturali dello sport, che sono tanti e che vedranno in questo evento la proiezione di 145 opere provenienti dai 5 continenti, dai 16 festival che la FIX nel suo circuito internazionale World FIX Challenge organizza annualmente, ma non saranno solo proiezioni, saranno convegni, saranno dibattiti, ci saranno delle premiazioni di personaggi. Oggi abbiamo premiato un mito, una leggenda del motociclismo, Giacomo Agostini. Abbiamo premiato un premio alla memoria di Sergio Bonelli, l'editore di Tex, di Dylan Dog, eccetera. Premieremo il grande José Carreras, che è stato direttore artistico dei Giochi 2000 e 1992 di Barcellona, ma soprattutto avremo la possibilità di mixare quella che è la cultura, la comunicazione sportiva, lo sport, sport a tutti i livelli, dallo sport sociale, lo sport della società, lo sport agonistico, lo sport di squadra, lo sport individuale, lo sport per tutti, i grandi campioni, eccetera, eccetera. Il calcio, ivi compreso, e tutte le altre discipline. Sono 50 le discipline, sono 55 i paesi, sono 113 i membri della federazione. Cosa significa Export Movies nel 2015 per quest'anno, per Milano, che la ospita? Per Milano, volevo dire, significa finale mondiale di tutti questi festival. Quando pensiamo che le altre città in concorrenza si chiamano Dubai, si chiamano Pechino, si chiamano Teheran, si chiamano Mosca, si chiamano Rio de Janeiro, si chiamano Los Angeles, stiamo facendo una grossa battaglia per tenere Milano al vertice di questo sistema. È un vertice molto importante, e insieme al Comitato Internazionale Olimpico, di cui la federazione fa parte, stiamo cercando di difendere questi valori dello sport, lo sport e i suoi valori, la cultura e lo sport. Ringraziamo Franco Ascani per sportsmall.it e tutto, Max Cavallaro, grazie.